Io prendo due piccioni con una fava. Chiamerei sul palco un ragazzo, un ragazzino che io ho visto un attimino crescere. Lui sta inseguendo un bel percorso, sta facendo un bel percorso e sta continuando a studiare uno strumento che lui ama tanto ed è la fisarmonica. Io lo vorrei invitare qui sul palco con un vostro calorosissimo applauso, signori Manuel Burroni e la sua fisarmonica. Amico mio, vieni proprio al centro palco. Io ti ho visto crescere ed è per me sempre una gioia farti suonare una cosina con noi, rigorosamente live. Io ogni tanto seguo anche i tuoi video su Facebook e tutto quanto, quindi bravo, tu continua a studiare. Quanti anni hai già messo assieme anche te? 17. Ecco, passano anche per te gli anni. 17. Tra un anno ne hai 18 e dovrai cominciare a decidere cosa fare, giusto? Lavorare qualcosina, Oh, bene, bene. E anche lui, secondo me, vuol far diventare della sua passione, è vero, vuoi provare di farlo diventare il tuo lavoro, è vero, questo mi sembra di aver capito. E allora prendiamo due piccioni con una fava. Perché? Perché adesso Manuel ci suonerà un collage, un sirta cumbia come ritmo, dove io ho unito due canzoni. Sono secondo me i due sirta cumbia più belli in assoluto. Il primo lo conoscete già in tanti ed è la dea dell'amore, Afrodite, questo grande sirta cumbia. E il secondo brano sta diventando un grande piccolo successo dell'orchestra Manuel Malanotte, perché si intitola La Colombiana, è stato anche il titolo del loro ultimo lavoro discografico. Io sono molto onorato ad aver collaborato anche con Manuel, perché il mio motto è che la musica deve unire e, come diceva quel grande personaggio che è stato ospite a Sanremo, la musica si fa bene solo se la si fa insieme, e questo è il nostro motto. Ti devo dare il microfono. Allora, ti do il microfono di Daniela, così il nostro fonico sa che devi microfonare, la fisarmonica uscirà dal microfono della Daniela, stai un po' indietro, sono fischio, ecco qua. Io coglierei l'occasione sul palco i miei ragazzi della Lambertini Band, sette elementi, ma l'ottavo elemento, voi non lo state vedendo, non lo state cagando, ma l'ottavo elemento è dietro di voi ed è il mio tecnico Luluci, colui che ci illumina, Emanuele. Ti merita un applauso, perché noi becchiamo gli applausi qua, ma loro ci fanno un bel culo anche loro. Il nono elemento della mia orchestra è sempre dietro di voi e vorrei condividere sempre l'applauso. Il nostro fonico, il nostro tecnico di palco, colui che ci dà il suono, il nostro fonico Valerio. Ho detto tecnico di palco, in realtà il tecnico di palco l'abbiamo qui dietro. Ed è il decimo elemento della nostra orchestra, qui dietro nascosto, che ci vizia, ci coccola, ci fa arrabbiare, fa tutto lui, e lui ci fa fare tutto. Federico. E allora, detto questo, che era doveroso a tutti i miei ragazzi, sei pronto, sei carico, Manu? Vai, molto bene, sirta cumbia, si continua con il ballo, eh? Anche quella, brava. Non è in sequenza, è tutto dal vivo, bravo. Thank you.
sono io che ti devo dire grazie, è sempre una gioia. Grazie Emanuele, grazie, vuoi dire due parole, vuoi fare un salutino? Grazie, grazie a te Emanuele, grazie! Esistono ancora i ragazzi a posto e la gioventù non è tutta quella che ci vogliono descrivere, c'è ancora la gioventù sana. Allora, continuiamo perché io c'ho un sacco di biglietti.